bella a tutti ragazzi, sono Sergio, bentornati sul mio canale. Siamo tornati con i nostri pronostici, ragazzi, ci stacchiamo dalle nazionali dopo il trittico di pronostici dell'Italia, quello contro l'Arabia Saudita, la Francia e l'Olanda, per tornare ragazzi in Italia. Torniamo in Italia, torniamo al club, torniamo alla Serie B, Palermo-Frosinone, che ieri sera, perché sto registrando il giorno dopo, è finita 1-1 tra Frosinone e Cittadella, ed è finita 2-1 tra Palermo e Venezia. Ovviamente voi trovate sempre il pronostico il giorno prima, e quindi ragazzi direi di andare subito. Ora non ho una vasta scelta di maglie, quindi giocheremo con le maglie rosa, nero e giallo e blu. Le impostazioni sono quelle originali, ragazzi. Condizione live, ok. Mi ero confuso. Allora, prima si giocherà al Barbera. Allora, 21. Mettiamo un goloso. Comunque il tempo qua non è mai degli ottimi. Vediamo chi mettere. Tanto Bardi in porta. Brighetti, Ariaudo, Terranova, Ciofani, sì, Paganini, Cipsa, che ha lasciato Benevento, infatti ce l'hanno sempre la carriera, però con al posto di Gori, Ciano e Ciofani però davanti. Ok ragazzi, io direi che possiamo andare, a parte tutte le modifiche di rito, ragazzi possiamo andare con questo Palermo Frosinone. Diciamo, è una partita un po' in attesa del mondiale, ragazzi. Domani, come sempre, come vi ho annunciato ragazzi, uscirà il pronostico di Russia Arabia Saudita domani a mezzogiorno, ragazzi, mettete la sveglia. Sono pronti, siamo pronti per raccontarvi la sfida che sta per cominciare. Speriamo siano 90 minuti divertenti. Davvero. Ok ragazzi, Palermo, così non abbiamo preso Frosinone e giochiamo col campione. Quindi insomma ragazzi, ci sarà energia da vendere. Appunto ragazzi, guardate la classifica. Frosinone terzo, Palermo quarto. E non Frosinone ragazzi, perché non lo so, ma mi ispira di più. Mi ispira di più di prendere Frosinone, non perché sia più forte, se no avrei, poi più che altro più avrei anche preso la squadra di casa in queste cose. No? Però preferisco prendere Frosinone. Continuità impressionante. Ecco, Nino Lagumina, ragazzi, lo conosco. C'ho i miei amici di Facebook. E una volta stavo giocando a FIFA, mi ha ricordato che oggi una tattica è centrata sul pressing. Non riesco a leggere quello. Evidentemente è quella che a loro dà maggiori garanzie. Ecco, qui c'è l'esame, ciò c'è Miraschi, Rolando, Lagumia e Nestorowski. Lagumia e Nestorowski, Rolando e Coronado. C'è da fare molta attenzione soprattutto a Nestorowski, ma anche Lagumia, ragazzi, c'è da dare il filo da torcere. E andiamo ragazzi col calcio d'inizio di Palermo Frosinone. Chiude bene il triangolo. Palla dentro, attenzione, però c'è Bardi tranquillissimo. Dionisi. Attenzione al buco. Ma fatta male per Pomini, ragazzi. Non c'è ancora stato un tiro in porta. Con la palla per lui. Paganini. Va al cross dentro, ma c'è Alberto Pomini ancora a portare dentro. Palermo recupera la palla all'esame, palla dentro per Lagumina. Lagumina al sinistro, Bardi. 2 minuti di recupero. Ormai sono sempre 2 minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Paganini, c'è forse c'è tempo per l'ultima azione. Ciofani, orchestra da modo. Ciofani. Spazio per andare. Ciofani sul fondo. Cipsa. Uffa, no, troppo. Bello giocatore. Ragazzi, primo tempo orribile, veramente. Alla
un tiro in porta da parte loro. Anche una gran palla di Pardi. Poi ragazzi, zero tiri in porta, zero. Meno il possesso palla quant'è? 47 loro, 53 noi ragazzi. Speriamo sul secondo tempo ci regali un po' di più. Corri Ciofani, non ti puoi far ripetere da Rispoli. Ciofani, il destro, primo tiro in porta finalmente. Risponde Pomini. Vabbè, no, non lo fa accettare San Marco. Vacciano al cross dentro, troppo lunga, un'altra volta, e spazzano. Stiamo rischiando veramente tanto, là dietro, palla profonda, Bardi intervieni, bravo, un po' ritardo. La cosa non va, palla dentro, blocca, bravo Francesco Bardi. Ciofani dentro, no, Pomini. Guarda cosa giusta, perde palla. Righetti, levagliela, no, attenzione, la palla dentro. Non male, è rimasta lì. Fermano la loro avversaria. 2 minuti di recupero. Colpo di testa, Frara. Ultima azione, Frara. Scipsa. Soddimo, niente da fare, ragazzi, nulla da fare. Finisce 0-0 questa partita di andata, ragazzi. Bruttissima, veramente brutta. Però ragazzi, pensate positivo, c'è ancora una partita di ritorno da fare. Tiri 2 noi, 1 loro. Un tiro in porta noi, ragazzi. Io vi saluto qui. Ci vediamo alla partita di ritorno, che è esattamente tra 3 giorni, che uscirà il 15 di giugno. Ragazzi, faccio un bocca al lupo. E niente ragazzi, ciao alla prossima. Ciao a tutti. Lasciate like e iscrivetevi ovviamente, eh. Ciao a tutti ragazzi.